Salve a tutti ragazzi, siamo qui nella fumetteria Kissa Shop di Padova assieme a Leo Ortolani, uno dei massimi esponenti del fumetto comico italiano e ideatore di Ratman. Grazie di essere qui presente con noi. Grazie a voi. Allora, iniziamo con la prima domanda. La tua carriera come fumettista inizia con la pubblicazione di un supplemento sulla rivista L'Eternauta per autori esordienti. Vuoi raccontarci come ti sei proposto e se già all'epoca intendevi ritagliarti uno spazio nell'universo della nona arte? Ma è una lunga storia questa, eh? non è che sia successo qualche mese fa, è successo nel 90, per cui insomma ragazzi, molti in fila non erano neanche nati. E cosa vuoi che ti dica? Niente, c'è stato un mio amico che mi ha telefonato, mi ha detto guarda che c'è Comic Art che fa un concorso aperto ai nuovi fumettisti. Io facevo fumetti già per conto mio da tanti anni, direi da quando avevo 4 anni, per cui era già un po' di tempo. Ho detto dai, partecipo anch'io. E ho partecipato con un paio di storie, una più un modello ai confini della realtà, e all'ultimo ci ho messo dentro questo Ratman, perché ho detto dai, faccio vedere che faccio anche qualcosa di umoristico, chissà che non... E infatti alla fine ha vinto Ratman come migliore sceneggiatura, quindi pensa come erano messi gli altri. Ho capito. Nel proseguo della vita editoriale di Ratman hai concepito decine di parodie con dentro e fuori da Ratman, manifestando una adorazione incondizionata per cinema, serie televisive e fumetti naturalmente. Quali tra le tue minisaghe o graphic novel rifacenti a questo immaginario nerd, tra Il Grande Magazzi, 299+1, Yellow, Ratolic e così via, ritieni la più spassosa e quella di cui sei più soddisfatto? Beh, questo è come dire a una mamma a chi vuoi più bene dei figli che hai. Quindi non è che ci sia qualcosa di particolare fra tutte queste. Tutte le volte che faccio qualcosa, ovviamente diventa la mia preferita in quel momento, per forza. Cioè, se dovessi suggerire a qualcuno di cosa prendere, magari da leggere, avrei l'imbarazzo della scelta, onestamente. Per cui dipende da quello che uno ama. Se uno ama il fantasy, va sul Signore dei Ratti o su Grande Magazzi. Se uno ama l'epica, va su 299+1. Se uno ama la fantascienza, Allen, Star Ratz, insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. Ho capito. E, proseguendo, Ratman è diventato una serie di successo, un classico del fumetto italiano, come oltretutto ricordato nelle stesse avventure di Ratman, e ha solcato ben 122/123 pubblicazioni. Dopo tutto questo tempo, oltre al protagonista, cioè Ratman, si è imposta tra i favori del pubblico anche l'iconica Cinzia Otherside. E, vuoi ragionare con noi dell'evoluzione del soggetto e del suo adattamento ai decenni e alle sensibilità del pubblico? Cinzia non è che si è adattata ai decenni alle sensibilità del pubblico, è semplicemente cresciuta insieme all'autore, per cui si tratta di maturazione personale che poi si riflette poi sul personaggio, non è il contrario, ecco, diciamo così. Per cui si è anche nata con il ruolo che aveva Cinzia all'interno di Ratman. All'interno di Ratman ogni personaggio è una parodia di se stesso, per cui se Ratman è parodia di supereroi, Cinzia è parodia delle donne transessuali, Bracco è parodia dei poliziotti, la moglie di Bracco parodia delle mogli e via così. Ognuno aveva un ruolo, diciamo così, di questo tipo. L'unica cosa è che Cinzia, alla pari di tanti altri personaggi all'interno della serie, ha poi avuto un'evoluzione, ha avuto un approfondimento, è diventato un personaggio in tre dimensioni. Tanto più che alla fine si è meritata un libro a solo, senza che questo libro debba, diciamo così, essere agganciato in alcun modo con la serie di Ratman. E appunto Cinzia, che è stato pubblicato alla BAO e poi è stato ripubblicato nella collana Visioni Graphic Novel Italiana. Esatto. Ok, le tue ispirazioni sono molteplici, ma uno dei pilastri principali per la tua anima artistica è il maestro Jack Kirby. Vuoi ragionare del rapporto lettore-autore che hai avuto nel corso della tua crescita con lui? Ma, Jack Kirby è detto il re, e questo ovviamente adesso ci sembra scontato, ma all'epoca era iniziato come una battuta, cioè nel senso il re era un modo per prendere un attimo in giro, perché c'era altre cose, adesso non mi ricordo bene l'aneddoto, comunque era nato in questa maniera qua. È un fumettista in grado di forare la,
la pagina, cioè per cui i suoi personaggi sono tridimensionali, emergono, potenti, ha uno storytelling assolutamente istintivo a prova di bomba, per cui quando lui realizza le cosiddette doppie splash page, lui sta raccontando comunque all'interno della doppia splash page, non è che ti presenta soltanto qualcosa di grosso, punto, cioè sta succedendo qualcosa e lui è in grado di raccontartela benissimo, per cui tutti i film che guardate al cinema, che vedete al cinema, sono derivativi da personaggi a cui lui ha contribuito nella creazione, per cui da Thor, lo stesso Uomo Ragno, la prima diciamo così versione dell'Uomo Ragno era la sua, poi dopo è stato passato a Steve Ditko perché non aveva abbastanza tempo per occuparsi anche di queste, ed è stata, se vogliamo, una scelta abbastanza anche felice, perché magari con le anatomie di Ditko era ancora migliore. Però ha segnato sicuramente un'epoca, ha segnato non solo un'epoca, ha segnato tantissimi autori come me. Io l'ho scoperto per la prima volta che avevo 12 anni, per cui avevo comprato in edicola la raccolta dei Fantastici 4 Gigante, per cui una bella raccolta in cui c'era il numero 1, 3 e 5, cioè una cosa fatta, vabbè, insomma, le classiche raccolte che qualcuno magari con più anni avrà conosciuto, anche con Eroi 2000, raccolte supereroi, insomma, i numeri venivano buttati dentro un po' così a casaccio. Però era talmente incredibile il suo modo di disegnare, che era qualcosa di completamente diverso da quello che avessi mai visto prima. E devo dire che quando ho iniziato con Ratman ho cercato subito di scimmiottare il suo stile, perché per me fare supereroi voleva dire essere come Jack Kirby. Dopo tanti anni ovviamente ho rinunciato a questa candida idea di poter essere, diciamo così, o poter ricreare il suo stile, perché ovviamente è impossibile, ognuno deve avere ovviamente la sua strada da percorrere, però parecchie influenze sono rimaste anche a volte nell'affrontare una tavola, nell'affrontare un modo di presentare un personaggio. Scusi, ma lei che cosa si vuole far firmare? Cosa ha portato qui esattamente? Ma io ho portato il primo numero di Ratman che è uscito qui in Italia. Ah, meraviglioso. Me le sono fatto firmare direttamente nel 1997, quando all'epoca non si sapeva cos'era Ratman, non si sapeva chi era Leo Tolani. Spettacolare. Eh sì. Sei qui da Kissa Shop per presentare Musa, il tuo nuovo artbook. In cosa consiste questo progetto e hai qualcos'altro in cantiere che vuoi raccontare? Ma allora, Musa è un volume, per la prima volta, diciamo così, soltanto di illustrazioni, quindi non mi sono dedicato a scrivere nessuna storia, sono 25 illustrazioni che ho realizzato così, iniziandola a realizzare per il gusto semplice di realizzarle, e poi dopo con l'intervento di Tito Faraci, che è il direttore, diciamo così, editoriale della linea di Feltrinelli Comics, abbiamo pensato di farne un artbook. Ci sono autori ben più quotati di me che hanno già fatto questo tipo di progetto. Infatti la collana va da Milo Manara, Giorgio Cavazzana, Tanino Liberatore. Poi c'è stato un problema, si vede, quindi hanno chiesto a me. E allora ha detto, vabbè, dai, proviamo a fare questa cosa qua. Teoricamente sono libri che dovrebbero ripercorrere la carriera del disegnatore, per cui avrei dovuto semplicemente scegliere 25 soggetti, 25 disegni fatti nel corso degli anni, però io sono, da lettore, uno che preferisce sempre fare qualcosa di inedito, per cui ho detto, dai, sto realizzando queste illustrazioni dedicate a questi grandi maestri del passato, perché non facciamo così? E quindi l'idea è piaciuta, siamo andati avanti. La cosa più importante invece per questo progetto è stato, diciamo così, il connubio con questa artista vera, che è Sara Di Imporzano, che si è prestata a fare i colori di queste immagini, cambiando completamente veramente le immagini stesse, perché io ho cominciato a farle fare la copertina, perché comunque il libro ha bisogno di una copertina a colori. Secondo me, per Tito erano sufficienti anche le immagini in bianco e nero. Io lo trovavo un attimo un po' leggero, un po' linea chiara, anche perché da disegnatore sono un po' balordo, quindi non so fare i tratteggi, non so fare, cioè riesco a accennare tutto quanto. Ho fatto anche un passo avanti nel ritrarre, diciamo così,
l'anatomia femminile, perché sennò si rimaneva sempre ancorati al modello Marvel, insomma, dell'anatomia femminile, che è un po' deformato proprio per esaltare determinate caratteristiche, così, per i giovani adolescenti in crisi ormonale che leggono i fumetti della Marvel. In questo caso invece ho cercato di andare verso un tipo di rappresentazione più legate per Raffaellite a determinata pittura, a determinati illustratori. E dopo aver visto la copertina ho detto: Sara, facciamo così, colorare tutte, perché allora in questo caso diventa non soltanto un book ma un art book. Infatti è così è stato. La cosa è piaciuta molto, il libro sembra che stia andando bene. Ci sono altri progetti in corso, ovviamente, sempre con Sara, ed è la realizzazione dei tarocchi. Tarocchi sarebbero 78 carte, quindi non sarà una passeggiata, però insomma, devo dire che grazie a questo libro abbiamo avuto, così abbiamo le credenziali per poterlo fare e quindi ci stiamo lanciando anche in questa seconda avventura, speriamo che vada bene. Benissimo, allora io la ringrazio di questa opportunità, dell'intervista, ringraziamo anche la fumetteria Chissà Shop per averci ospitato e la ringrazio ancora. Grazie a voi per l'intervista, grazie ragazzi di Chissà Shop, grazie a Padova, grazie che siamo qua.